Salve a tutti ragazzi, questo è un altro video da Il Tubo Catodico e oggi facciamo Minecraft. È da un po' che non posto dei video, ma purtroppo abbiamo appena ricominciato la scuola e è un attimo nei casini. Comunque ecco, sono qui con un nuovo video e questa è la beta 1.8.1. Il punto 1 sta a significare che è stato inserito qualche debug, cose così. Bene, questo è un meccanismo di redstone, quello che andremo a vedere, molto carino, almeno a mio parere. Beh, ci ho messo tipo un'oretta, giusto perché ho progettato sul momento. All'inizio non sapevo neanche cosa fare, mi sono messo lì a fare una scritta, poi ci ho aggiunto altre cose, poi è venuto fuori questo. Vabbè, ora vi faccio vedere. Allora, il cartello è molto eloquente, cioè tira la leva. Tira la leva. Ok, the game, e poi scusate se laggo un po', perfetto. Allora, eravamo in classica, anzi siamo in classica, quindi non siamo morti, ma il risultato alla fine è questo. Ok, ed ora vediamo come funziona il meccanismo. E questa è la leva che abbiamo visto prima. Qui si va a tutto il meccanismo che c'è sotto alla leva. Qui c'è un cavo di redstone, molta TNT, che è quella che fa esplodere. Qui sopra c'è la leva che fa partire la redstone, che con dei ripetitori arriva fino dentro la montagna attraverso il ponte. Siamo in classic, sfruttiamo il volo. Ok, vedi, vedete, porta di servizio, si entra e arriviamo qui. Qui siamo al piano di sotto, c'è la scritta game, infatti come potete vedere c'è G, A, questa è la M e questa è la E. A causa del fatto che le due scritte erano molto vicine, ho dovuto mettere gli input, i ripetitori in basso. Se sapete un attimo di redstone potete capire la mia scelta. Qui invece c'è la TNT, chili di TNT. Qui c'è un passaggio che poi ho lasciato aperto, vabbè tanto ce n'è abbastanza. E invece qui i piedini li ho fatti, chiamo piedini perché siamo quelli di un microchip, i contatti, i ripetitori li ho messi a livello dei pistoni. E grazie a questa colonna di torce rosse porto sul segnale. L'ho dovuto mettere più in alto e non qui perché altrimenti si alternava, quindi si era accesa questa, quella sotto era spenta, e mi partiva la TNT così a cacchio. E bene, direi che è finito tutto il meccanismo. Questi sono tutti i pistoni adesivi. Buona. Spero che il video vi sia piaciuto. Ah, scusate, da qui non si vede mai da dove arriva il segnale dalla piattaforma. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto, che magari fatelo anche voi, una sorta di scritta, magari senza la TNT. Se vi va, fatela, magari mettetela come video in risposta. E mi farebbe davvero piacere vedere le vostre creazioni. Un saluto e al prossimo video.